Ciao, siamo Filippo e Nadia e oggi siamo a Dublino. Fa un po' freddino. Eh sì, perché siamo sotto le feste di Natale, oggi è il 27 dicembre, quindi insomma le giornate sono anche molto corte. Però è tutto addobbato. Con una mappa davanti si può subito notare come Dublino sia fondamentalmente divisa in due dal fiume Liffey. O'Connell Street, dove siamo ora, è una delle vie principali del quartiere a nord del fiume. Lungo la via è possibile incontrare un sacco di statue, tutte dedicate a personalità che hanno reso grande l'Irlanda e tra l'altro O'Connell è proprio una delle personalità di spicco per l'indipendenza irlandese, e un nuovo monumento che è questo, il The Spire. Alto ben 120 metri, il nuovo monumento non è molto apprezzato dai dublinesi, che l'hanno ribattezzato Erezione all'incrocio. E proprio sotto allo Spire si trova l'ufficio postale, che non è un semplice ufficio postale, ma è il cuore della rivoluzione per l'indipendenza irlandese. Esatto, più di 100 anni fa quasi fu il centro operativo, diciamo, della rivolta, ci furono un sacco di battaglie e infatti sulle colonne si vedono ancora i fori dei proiettili. Finita Connell Street, siamo arrivati sul lungo fiume e ora andremo a vedere e attraversare i ponti più iconici di Dublino. Il ponte dublinese per eccellenza è la Penny Bridge, il primo in assoluto che ha collegato le due parti della città. Il costo per passare era di mezzo penny, da qui il nome Half Penny. E attraversato Half Penny Bridge arriviamo nel quartiere di Temple Bar. Il quartiere è noto soprattutto per il pub Temple Bar, che prende il nome proprio dalla zona. Non è l'unico pub del quartiere, ce n'è praticamente uno in ogni angolo e in ogni via, ma il Temple Bar è sicuramente quello più iconico e quindi fotografato. La cosa divertente, oltre che entrare e sfondarsi di Guinness, è che c'è una webcam che è là, non so se si vede, ma è che è in diretta 24 ore su 24 e quindi noi siamo andati a trovarci e siamo qui. Cioè, quindi quando verrete qua potreste dire ai vostri parenti, ai vostri amici che sono rimasti a casa di collegarvi, date il link e vi collegate e vi possono salutare in diretta. Usciti dal quartiere di Temple Bar, la prima attrazione che si incontra è la Christ Church, ovvero la chiesa di Cristo, banalmente. Un po' banale, in effetti. Dove tra l'altro mi sembra di esserci già stato, perché sono venuto con la scuola tanti anni fa un giorno a Dublino. E me lo ricordo questo esterno. Oh, finalmente un po' di clima irlandese. Piove. Sì, oh. C'era un po' di sole, ora c'è un po' di pioggia, insomma qua cambia spesso il vento, però è sempre una costante. E questa, se non sbaglio, ma poi ve lo dirò meglio nella voce fuori campo, Nadia, è la chiesa più antica della città, la cattedrale più antica della città. Sì, perché Dublino di cattedrali ne ha tre e questa è la più antica. Anche se l'attuale struttura è del 1870, l'originale fu eretta nel 1030 per volere del re vichingo convertito Sigtrygg Barba di Seta. Vale la pena scendere nella grande cripta, dove, tra le altre cose, si possono indossare diversi vestiti medievali. Siamo stati fortunati perché siamo entrati che iniziava a piovere nella Christ Church. E usciamo che c'è il sole. E usciamo che c'è quasi il sole. E andiamo adesso, seguendo questa strada qua, verso l'altra cattedrale. Quella di San Patrizio. Prima di entrare però nella cattedrale abbiamo notato questo bel parco, anche questo intitolato a St. Patrick's, e soprattutto abbiamo visto un bar, un caffè, e quindi andiamo a cercare di procacciarci del cibo, anche perché abbiamo scoperto che
gli irlandesi durante le feste di Natale se non, le godono, non lavorano proprio, quindi loro non ne frega niente del turismo e della gente che vorrebbe venire qua e mangiare qualcosa. Tutto, cioè, tante cose sono chiuse. La cattedrale, dedicata al patrono d'Irlanda, lo stesso che ci fa ubriacare tutti il 17 marzo, è molto bella e per capirci qualcosa in più vi consigliamo l'audioguida inclusa nel prezzo d'ingresso. Nei pressi di St. Patrick's Cathedral c'è anche la Marsh Library, una delle biblioteche più antiche della città, forse addirittura la più vecchia, che però va aggiunta anche queste, per voi che guardate questo video, alle cose magari da vedere, ma per noi che siamo qui durante le feste di Natale va aggiunta la lista delle cose che sono chiuse. Non siamo sempre così fortunati, perché se prima siamo entrati in una chiesa che pioveva e siamo usciti col sole, ora viceversa. Ora chiaramente al contrario. E vabbè, Dublino, l'Irlanda è anche questo. Ma e noi lo siamo sapevamo. Preparati a tutto. E per ripararci da pioggia e freddo, andiamo a riscaldarci con del tipico whisky irlandese alla distilleria Teeling. Nata nel 2012, è la prima distilleria fondata a Dublino dopo 125 anni dall'ultima. Il giro è piuttosto breve e si può fare solamente con visita guidata. Al termine della visita, dopo aver imparato qualcosa sul whisky, è immancabile la degustazione. Ah, vedi, ogni volta che usciamo da un posto cambia il tempo, non piove più. L'altro cappello. Non piove più. Allora, il tour è durato un'oretta, molto interessante, anche se la tipa parlava inglese velocissimo, non è che abbia capito tanto. Però poi abbiamo anche bevuto, come avete visto. E ora andiamo nell'altra grande, diciamo, specialità dublinese, irlandese-dublinese, ovvero Guinness. Per arrivarci attraversiamo il quartiere del Liberties. Quartiere molto particolare, con tutte queste case con i mattoni rossi, molto, molto irlandesi, cioè io l'Irlanda me la immaginavo così, Dublino me la immaginavo così, con queste case dai mattoni rossi, portoni colorati di ogni colore, rosso, bianco, prima c'erano blu, giallo, arancione, e insomma, un quartiere molto particolare questo The Liberties. Costruito su 6 piani, il museo, molto interattivo, ci mostra tutto sulla Guinness, dagli ingredienti alle ricette, fino all'operazione di marketing e comunicazione che hanno reso celebre questa birra in tutto il mondo. Per visitarla tutta ci vogliono almeno 2 ore. Hello everybody! Happy New Year! L'assaggio nella tasting room non sarà l'unico sorso di birra offerto durante la visita. Nel biglietto infatti è compresa una consumazione al Gravity Bar, il locale circolare posto all'ultimo piano dell'edificio, dalle cui vetrate si può ammirare tutta Dublino a 360 gradi. Noi stiamo riattraversando il fiume Liffey per tornare nella parte nord della città, tra l'altro su questo ponte intitolato a Joyce, come un sacco di cose qui a Dublino, fatto tra l'altro da Calatrava, classico stile di Calatrava. Torniamo quindi nella parte nord perché è lì che abbiamo scelto il posto dove dormire. Che non abbiamo ancora fatto vedere. A proposito, ve lo diciamo subito, gli hotel a Dublino non sono affatto economici. La nostra scelta è ricaduta sullo Stay City City Center, un apart hotel in cui le camere, tutte dotate di cucina, sono perfette per gruppi di 3 o 4 persone. Il prezzo non è basso, ma essendo in 4, come nel nostro caso, si divide il costo e può valere la pena.
La posizione oltretutto è ottima e ci permette di raggiungere tutto a piedi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Oggi secondo giorno a Dublino, iniziamo la visita da O'Connell Bridge. Andiamo. Con una passeggiata di 5 minuti arriviamo alla nostra prima tappa di giornata, il Trinity College, l'università più prestigiosa di Dublino e di tutta Irlanda. Noi possiamo sfidare la sorte perché non abbiamo di questi problemi avendo già dato. Siamo già laureati, spieghiamo. E tra l'altro non stanno suonando le campane del campanile su cui stiamo passando sotto. Però non si può passare qua sotto quando suonano le campane se si vogliono passare gli esami o se si vuole laurearsi. Sì, è una di quelle superstizioni locali. Scommetto che anche nelle vostre città e nelle vostre università esistono queste superstizioni. Magari nei commenti potreste scriverle. Ad esempio, a Genova non si può passare... Nelle losanghe tombinate di via Balbi 5. In una, quella sì, centrale. Sì, quella centrale. Il campus è molto grande e l'unico edificio visitabile è la Old Library, al cui interno si trova l'affascinante Long Room. Che è quell'edificio lì dietro che però va aggiunto alla lista di cose chiuse durante le feste natalizie. Quindi se venite qua tra Natale e Capodanno come noi, non la troverete aperta, ecco. Non resta che accontentarci di una rilassante passeggiata tra i campi sportivi e i tanti parchi del college, immaginandoli pieni di studenti in una bella giornata primaverile. E a proposito di parchi, noi usciamo dal Trinity College, dal Lincoln Gate e andiamo verso un altro parco, il Merrion Square. Lungo la strada incontriamo i principali musei della città, il National Museum of Ireland, la National Gallery e il Museo di Storia Naturale. Sono gratis e invitanti, ma il meteo per ora sembra reggere. Meglio una passeggiata nel parco di Merrion Square. Abbiamo spesso citato James Joyce, ma un altro grande della letteratura è di Dublino, Oscar Wilde, che c'è la statua qua dietro. Una statua tra l'altro realissima, sembra veramente lui. No, sembra veramente una persona seduta sulla pietra, esatto. Dopo una Guinness o un whisky di troppo, però sì, è lui. Merrion Square è incastonata dentro il quartiere georgiano, che si chiama così perché... è stato costruito nei quattro George che si sono susseguiti. Sì, al trono, sono stati George 1, George 2, George 3 e George 4. La fantasia in quegli anni non regnava... cioè, sovrana. Non regnava sovrana, proprio in tutti i sensi. E una caratteristica delle case georgiane, che infatti già un po' da qua si vede, è che ogni porta ha un colore diverso. Perché le case sono tutte uguali, no? E quando uscite dai pub con un po' troppa Guinness in corpo, almeno sapete di che colore è casa vostra e la ritrovate. Nadia, cioè, non è uno scherzo, perché veramente una delle storie che si dice è proprio questa. Cioè. Le migliori idee vengono sempre da ubriachi. Sempre. Tra una porta colorata e l'altra, arriviamo all'entrata dell'altro parco cittadino. Stephen Green's Park. Con i suoi 9 ettari, i laghetti, i giardini curati e diversi monumenti, St. Stephen's Green è il parco cittadino più frequentato dagli stessi dublinesi. Può quindi mancare un piccolo omaggio a Joyce? E usciamo da St. Stephen Green passando dall'arco dei fucilieri, che sarebbe l'entrata principale. Noi siamo arrivati in un'altra parte, però ci usciamo e va bene così.
Uscendo di qua ci troviamo subito in Grafton Street, che è la via pedonale principale di Dublino, che è proprio questa qua. E c'è il sole. C'è il sole, incredibilmente. Pazzesco. E ne approfitteremo per mangiare qualcosa. Ci siamo fermati in questo posto in cui servono la colazione all day long, e quindi abbiamo preso, anche se non sembra, in realtà questi sono piatti da colazione. Grafton Street oggi non ha quasi nulla di dublinese. I negozi sono per lo più moderni e a comparire nelle insegne sono soprattutto le multinazionali. L'atmosfera è comunque piacevole e oltre ai brand più famosi si nasconde qualche bottega o attività storica, come ad esempio l'Oriental Caffè, i grandi magazzini Brown Thomas e la gioielleria Weir & Sons. Siamo tornati praticamente dove eravamo stamattina, cioè vicino all'entrata del Trinity College. Ma questa è la stessa via piena di gente, come no, cambia? No, non è proprio la stessa via. Non è proprio la stessa via, perché adesso abbiamo girato a sinistra e andiamo verso di nuovo il quartiere, un po' di Temple Bar, insomma, un po' quella zona lì. Ma prima c'è una cosa molto interessante, ovvero la statua di Molly Malone. Secondo la leggenda, Molly Malone era una ragazza che, risalendo Liffey con il suo carretto, arrivava a Dublino per vendere cozze, vongole e, a quanto pare, anche il proprio corpo. A giudicare dal colore della scollatura, una toccatina pare porti bene. Girovagando tra le viuzze del centro siamo giunti al castello di Dublino, che è quello lì. Da fuori non è granché, ma adesso entreremo e lo visiteremo da dentro. Non fatevi ingannare dal nome, il castello di Dublino è più che altro un palazzo reale. Costruito in pieno medioevo, ma ampliato e ristrutturato più volte, è stato residenza dei sovrani inglesi, sede dell'esercito e anche prigione. Oggi merita una visita anche solo per la splendida St. Patrick's Hall, la sala di ricevimento ancora oggi utilizzata per l'insediamento dei nuovi presidenti. Castello visto, bello. Possiamo smarcarlo dalle cose da fare, cose più che palazzo fatto, che castello. Più palazzo che castello. E ora, visto che siamo in zona, visto che più o meno il giro oggi l'abbiamo fatto, che dovevamo fare oggi, l'abbiamo già finito, e visto birretta. Che sono ancora le 4:30, andiamo a prenderci una birretta nel quartiere di Temple Bar. Vista l'ora, non ancora troppo tarda, riusciamo a entrare e a trovare un tavolino nel comunque affollatissimo Temple Bar. E dopo tutti i chilometri di questa giornata, una Guinness ce la meritiamo. Allora, abbiamo preso la birra. Molto da turisti, però è stata comunque piacevole. No, beh, certo, la birra Temple Bar comunque si deve prendere. Ci sta. E ora stiamo tornando dall'altra parte del fiume con questo nuovo ponte che non avevamo ancora fatto. Il Millennium Bridge. Il Millennium Bridge, tutto bello colorato. Bellissimo, c'è le lucine. Non sappiamo se è così. Come farlo infelice. O perché è Natale, non lo sappiamo. E stasera vi porteremo a mangiare proprio qui al The Church. Esatto, The Church è come una chiesa, come la chiesa. Infatti questa è una chiesa sconsacrata, esatto. In cui ci hanno fatto ora un ristorante. E qui finisce il nostro primo video su Dublino, perché infatti la prossimo video che uscirà, non sappiamo ancora bene quando, sarà sui dintorni di Dublino, quindi quello che ancora non abbiamo visto in città e magari anche qualcosa fuori. Restate collegati sul canale e solite cose, mi piace, seguite il canale. Ciao ciao. Ciao.